Viva la Radio Network, oggi siamo a Roma al Piccolo Eliseo in compagnia di Giampiero Rappa, ciao. Noto drammaturgo, regista e attore, in scena con Prenditi cura di me dal 16 al 28 novembre. Ciao Giampiero. Ciao. E dopo il successo di Sogno d'amore torni all'Eliseo con Prenditi cura di me, vincitore tra l'altro nel 2007 del premio Enrico Maria Salerno. E metti in scena le vicende di un prestigioso medico divenuto assessore alla salute con l'obiettivo di ripulire il sistema sanitario. Perché proprio la sanità? Ma diciamo che è un tema questo che il testo l'ho scritto nel 2005 e stava incominciando a venire fuori degli scandali sempre di più nell'ambito della sanità, e è un tema scottante soprattutto in questo momento, perché comunque a livello economico diciamo che sono tanti soldi che vengono destinati per la cura delle persone. E mi interessava un po' analizzare il meccanismo della corruzione all'interno proprio della sanità. Questa era una prima cosa. E poi anche parlare della storia di un uomo che scendeva in politica e che non aveva la struttura caratteriale per sostenere questo potere. Sì. E con questo spettacolo tu racconti anche l'ambiguità della nostra società, cioè l'individuo che mette da parte le sue emozioni e comunque si identifica in un ruolo anche se prestigioso. Perché secondo te non ascoltiamo più noi stessi? Sì, quello che sento è questo in questo momento storico. Diciamo che c'è un... sento un egoismo un po' più diffuso rispetto proprio anche a certe responsabilità, e anche il sentire gli altri è una cosa che si fa sempre meno. Il medico mi sembrava proprio anche un personaggio, una professione che poteva raccontare questa difficoltà, questo prendersi cura degli altri, entrare in empatia con le altre persone. Certo. E qual è il tuo rapporto con la drammaturgia oggi e come concepisci in generale il tuo lavoro? Ma essendo anche attore mi ha aiutato molto appunto a recitare, il poter scrivere è sicuramente utilissimo, e perché ti permette di costruire delle battute che sai che possono funzionare in scena. E drammaturgia, poi in particolare ho scritto dei testi per il gruppo teatrale Gloria Babbi Teatro, e mi aiuta anche l'idea di immaginare per determinati attori, quindi è una scrittura sempre un po' che è viva, perché ascolta molto come sono le vite anche degli attori, e quindi una storia poi viene raccontata da loro con ancora più forza perché è scritta per loro, ecco. Noi ringraziamo Giampiero Rappa, per Viva la Radio Network è tutto, da Roma, Angela Mannu. Salve.